Allora, buongiorno a tutti e benvenuti. Sono Guido Casella, sono componente del gruppo di lavoro sicurezza e prevenzione incendi della FOIV e coordinatore del gruppo sicurezza in particolare. E volevamo oggi trattare un tema poco dibattuto ma molto molto importante. E allora approfittiamo che l'ingegnere Di Felice sia coordinatore del gruppo di lavoro FOIV, ma anche componente del gruppo di lavoro sicurezza e prevenzione incendi del Consiglio Nazionale Ingegneri. Ha collaborato nella redazione di questa linea guida e quindi chi meglio di lui può spiegarci quali sono gli obiettivi della linea guida, quali sono i contenuti, ma soprattutto come si applica. Con Marco, che ringrazio, abbiamo condiviso anche questa campagna di comunicazione che speriamo che tutti quanti gli organi d'Italia, perché è molto importante che le tariffe le conoscano, le tariffe, i modi per calcolare la parcella la conoscano sia i professionisti, ma soprattutto che la conoscano le amministrazioni. È un lavoro certosino, ognuno di noi nel nostro lavorare quotidiano può diffonderla. E soprattutto possiamo averne i benefici perché calcolare tutte le singole prestazioni vuol dire anche capire com'è il procedimento delle cose da fare. Molte pubbliche amministrazioni sottovalutano, semplificano, come se fosse semplicemente una pratica amministrativa. E oggi con l'ingegnere Di Felice cercheremo anche di usare questo strumento del calcolo delle prestazioni anche per individuare quali sono le prestazioni, e sia nell'incarico professionale, se fosse un lavoro privato, sia nel lavoro pubblico, proprio con una piccola garetta. Quindi lo strumento vuole essere uno strumento che va anche al di là del mero calcolo, anche se il mero calcolo ci fa anche capire un elemento importantissimo, quanto vale la prestazione. Marco, a te la parola perché i mini webinar hanno la caratteristica di essere rapidi, quindi anche l'introduzione è rapidissima. Mi permetto soltanto di salutare tutti i colleghi veneti, molti li conosco e quindi mi fa molto piacere. Circa il 60% sono colleghi del Veneto, circa 2/3. E abbiamo comunque anche tantissimi, evidentemente per l'effetto anche social, o comunicazioni anche colleghi delle fuori regione. La tariffa, il modo di calcolare la prestazione è nazionale. Ovviamente FOIV come strumento c'è l'idea di estendere l'informazione a tutti e quindi ci fa piacere che ci siano anche colleghi di altre regioni. E ai colleghi di altre regioni chiedo che di farsi anche da elemento sensibilizzatore, non soltanto con le pubbliche amministrazioni, ma anche con gli ordini provinciali, per ripetere webinar tipo questo. E ovviamente voi valuterete l'utilità del webinar, ovviamente. A te, Marco, la parola, grazie. Grazie Guido, intanto vi chiedo conferma della qualità audio e vista la premessa passiamo subito alla presentazione. E adesso eccola qua, mi confermate se vedete la presentazione scorrere. Allora, ci rivediamo con questa formula mini webinar che con Guido Cassella abbiamo un po', diciamo, inventato per promuovere o lanciare delle pillole di aggiornamento di temi in materia di, in questo caso, prevenzione incendi o di sicurezza in generale, più diciamo caldi e che velocemente in un'oretta possono essere gestiti e diciamo sviluppati. Ovvio che qualora meritassero degli approfondimenti, sta anche a voi segnalare eventuali necessità, desideri o proposte di trattare alcuni temi specifici. Ecco, vi ricordo che a fine aprile di quest'anno avevamo già lanciato il primo mini webinar mettendo assieme un po' tutte le novità e le criticità di prevenzione incendi che derivavano dai 2 anni di Covid con il meccanismo delle proroghe e del differimento appunto delle scadenze sia per quello che riguardava le SCIA d'incendio e quello che riguardava invece le scadenze dei quinquenni di riferimento per i professionisti antincendio. Ora, il tema di oggi è questo, come ha introdotto bene Guido,
trattare questa linea guida per il calcolo delle prestazioni di ingegneria antincendio, che dopo solo un paio di flash sulle ultime recentissime novità, quindi approfitto per trasmettervi, avrete avuto contezza del fatto che in luglio è stata lanciata, dopo una gestazione pluriennale anche un po' sofferta, la cosiddetta piattaforma ANPA, Anagrafe Nazionale dei Professionisti Antincendio, che era nata come interfaccia verso più agevole verso i professionisti antincendio rispetto alla piattaforma vigilfuoco.it, che gestisce appunto le posizioni creditizie degli elenchi dei professionisti antincendio. Quindi avete la possibilità, come iscritti al CNI, da luglio, entrando con le vostre credenziali nel portale MyInge, di vedere anche in basso a sinistra questo riquadro, dove compare col titolo piattaforma ANPA il numero di ore maturate rispetto alle 40 ore da frequentare nell'arco dei 5 anni per mantenere l'iscrizione agli elenchi dei professionisti antincendio. Questa l'ho appena fatto uno screenshot della mia posizione, c'è il mio codice, la prossima scadenza del mio quinquennio, 26 agosto 2026, sono attualmente regolare e ho maturato le prime 3 ore frequentando questo corso il 15 settembre su sicurezza antincendio e attività produttive, 3 ore. Ecco, quindi non avete più bisogno di contattare la segreteria o tramite altri intermediari, ma potete verificare qual è la vostra posizione in termini di crediti utili, non quelli cumulati complessivamente, ma quelli utili per questo quinquennio. Quindi, dopo le 12 ore di seminari, tutte le successive vengono tagliate, mentre vengono tutte valorizzate quelle dei corsi. Un passaggio veloce che è stato anche oggetto di approfondimento nel corso della Safety Expo, la recente manifestazione che si è tenuta alla Fiera di Bergamo sulla prevenzione incendi. Ecco, erano ospiti molti vigili del fuoco. È stato confermato che dopo varie voci di corridoio che i famosi 3 decreti del settembre dello scorso anno, 1 settembre 2022, 2021, scusate, qui c'è un errore nella data, il cosiddetto decreto manutentori è già entrato in vigore l'altro ieri. Il decreto GSA, quello del 2 settembre 2021, che si occupa principalmente della gestione della sicurezza antincendio e dei programmi per la formazione degli addetti al servizio antincendio e per la formazione dei formatori, entrerà in vigore completamente il 4 ottobre, e il mini codice, decreto 3 settembre 2021, entrerà in vigore a fine ottobre, in tutto e per tutto. Questo pacchetto di decreti sostituirà totalmente e manderà in pensione per sempre il decreto 10 marzo 98. Qual è l'unica eccezione di cui avrete avuto notizia? È che è stato pubblicato proprio in questi giorni un decreto, diciamo, integrativo, correttivo, che si chiama 15 settembre 2022, che limitatamente all'articolo 4 del decreto manutentori sposta di un anno, e quindi al 25 settembre 2023, l'entrata in vigore dell'obbligo della qualificazione dei tecnici manutentori. Quindi tutto il decreto è entrato in vigore, quello che riguardava le attività manutentive, ma perché i vigili del fuoco non sono pronti, diciamo, anche le categorie produttive se non non si sono adeguatamente preparati in questo anno di tempo, e quindi non, diciamo, solo l'aspetto di qualifica dei manutentori viene differito di un anno. Ecco, questo non significa, come alcuni hanno ritenuto in maniera semplicistica, di ritenere che non si dovessero più fare le manutenzioni. Ecco, ci sono tutti gli obblighi già previsti da sempre e
e che abbiamo ottemperato negli ultimi 20 anni sulla base dell'indicazione del 10 marzo 98, sono completamente confermati, quindi non ci sono sconti sulle manutenzioni periodiche dei presidi antincendio, sulla modalità di esecuzione delle manutenzioni a regola d'arte e sulla responsabilità in capo al titolare dell'attività di affidare le attività manutentive a soggetti, tra virgolette, competenti e preparati, quindi sta nella, diciamo, selezione del datore di lavoro l'affidare le attività manutentive a soggetti che ne abbiano le capacità, non sono ancora qualificati. Tra un anno chiederemo al singolo manutentore il suo patentino di qualifica e quindi avremo un documento oggettivo per riconoscerne la preparazione. Ecco, ci tenevo a queste precisazioni. Ricordo sempre, come nelle varie presentazioni, che per la progettazione con il codice un utilissimo riferimento documentale e una guida progettuale può essere attinta nei quaderni INAIL cosiddetti, scaricabili gratuitamente nel sito dell'INAIL, che sono di fatto delle raccolte di esempi progettuali redatti con il codice di prevenzione incendi e validati dai vigili del fuoco, quindi dei veri e propri progetti tipo a cui potete attingere completamente anche nelle sfumature, nelle tipologie di soluzioni progettuali come guida, diciamo, di riferimento per i vostri progetti con il codice. L'ultimo quaderno uscito riguarda la progettazione delle attività a basso rischio di incendio, in particolare quelle attività che si sviluppano con il mini codice. Ecco, quindi questo link che ho messo è quello dell'ultima pubblicazione che è uscita non più di 10 giorni fa e che potrete appunto scaricare pubblicamente o chiederne copia cartacea scrivendo all'INAIL. Entriamo adesso, dopo queste premesse, nel merito dell'oggetto della giornata, di questa mini webinar, che riguarda una linea guida che con lavori iniziati nel 2018 e completati in ottobre del 2019, il Consiglio Nazionale Ingegneri ha voluto sviluppare per offrire ai professionisti antincendio uno strumento di stima e di calcolo delle prestazioni di prevenzione incendi. Voi sapete che dal punto di vista tariffario siamo, diciamo, stati un po' spogliati dagli obblighi diciamo, del possesso di un riferimento tariffario, con alcune eccezioni, ma ecco, per le prestazioni principali non possiamo più parlare di tariffa o comunque di obbligo tariffario. E con questa consapevolezza, diciamo, ecco, non abbiamo voluto ricreare nessun tipo di tariffa, ma abbiamo semplicemente voluto dare un orientamento per strutturare il calcolo dell'onorario, sia a favore dei professionisti antincendio quando vanno a fare i loro preventivi, sia anche a favore delle stazioni appaltanti o dei committenti che sempre di più nella prevenzione incendi moderna si trovano spiazzati e senza strumenti per andare a costruire un porto a base d'asta o comunque riconoscere che la disciplina della prevenzione incendi sia arricchita di moltissime prestazioni che di fatto sia le vecchie tariffe sia, diciamo, il retaggio delle stime da lavori pubblici non contenevano. Allora, ecco, in pratica ho anticipato che a questo link è possibile scaricare dal sito del CNI nella sezione temi, sicurezza e archivio documentazione, ma vi ho dato i riferimenti, l'ultima versione delle linee guida del 3 maggio 2021. Ecco, cliccando in quel link compare questa schermata e da qui avete due link, uno per scaricare il testo di questa linea guida, che sono una ventina di pagine, un PDF di una ventina di pagine che spiega che cos'è e come si utilizza, e poi c'è anche un piccolo software da scaricare tramite il secondo link, di cui poi
vi darò un esempio. Questi sono i partecipanti al gruppo di lavoro che 4 anni fa hanno, diciamo, costruito questo strumento, questa linea guida. Non la chiamiamo tariffa appunto perché ci sono degli aspetti che non è opportuno richiamare per essere, non essere tacciati, diciamo, di voler riesumare richieste tariffarie che sono tanto, hanno subito, insomma, diciamo una carica verso i professionisti antincendio anche eccessiva. Al tempo in cui abbiamo costruito questo strumento esiste ancora oggi il decreto parametri per gli aspetti dei lavori pubblici, che però riconosceva per le prestazioni di ingegneria antincendio semplicemente due piccole aliquote a percentuale che riguardavano le prime indicazioni, anche con riferimento al decreto ormai che non esiste più da 11 anni, e la predisposizione degli elaborati per il progetto antincendio. Ora sapete bene che la prevenzione incendi attuale non diciamo, vede ancora queste prestazioni, ma ne vede anche molte altre che non hanno riferimento per essere stimate. Per cui molti ordini, alcuni ordini e alcune consulte e federazioni si erano dotate di strumenti volontari che, diciamo, con cogenza molto limitata, ma non spendibili a livello di, diciamo, di confronti a livello nazionale o comunque con una completezza che esigeva invece la disciplina della prevenzione incendi. In particolare rispetto alla linea guida CROIL, che è la consulta della regionale degli ordini degli ingegneri della Lombardia, è stato attinto, diciamo, a piene mani l'algoritmo che è alla base di questa costruzione della linea guida di cui parliamo. Ecco, quindi qual era l'obiettivo? Costruire una sorta di capitolato prestazionale per dire che cosa fa il professionista antincendio e che prestazioni deve mettere in campo a livello di, diciamo, preanalisi, progettazione, pratica di autorizzazione, ma anche certificazioni, asseverazione SCIA e rinnovo. Con tutte le stazioni che conoscete, ma che non avevano prima di questa linea guida un riconoscimento a livello nazionale. E quindi si voleva appunto, diciamo, soddisfare questa esigenza, questa vacatio di cui soffrivano i professionisti antincendio, con dei parametri univoci, ovviamente una facilità di utilizzo anche per dare a chi non è professionista antincendio, come ad esempio RUP, che costruisce in porto a base d'asta, la possibilità di capire qual è il pacchetto di prestazioni necessarie per, ad esempio, fare la prevenzione incendi di una scuola, di un'autorimessa o di un museo. Ecco, svincolare soprattutto perché la prevenzione incendi, soprattutto nell'approccio prestazionale, non vede più un diretto rapporto tra valore della prestazione professionale e importo dei lavori, che spesso sono addirittura, diciamo, inversamente proporzionali. Ecco, e quindi dare il giusto riconoscimento anche ad attività come le soluzioni alternative, la Five Step Engineering o le deroghe che ora vanno un po' scemando, ma che ancora meritano, diciamo, necessitano di una professionalità abbastanza spinta, ecco, che però non ci azzeccano molto con un rapporto con l'importo dei lavori o il valore dell'opera. E quindi, ecco, come avevo detto appunto, ecco, spesso la FSE richiede un carico di responsabilità che è addirittura inversamente proporzionale all'importo dei lavori, cioè più ci metto in termini di impegno professionale e di valutazione, di analisi, di modellazione, meno faccio spendere al mio committente Allora, qua il direttore te l'ha autorizzato a firmare, te l'ha delegato, immagino. Qualcuno che ha il microfono Però, acceso. attento una roba, sì. Allora, ti darei una cartellina qua denuncia dei cementi armati, questi quattro lavori qua che non c'entra niente. C'è qualcuno col microfono acceso?
L'ho disattivati, continui pure, ingegnere, li ho disattivati io. Grazie. Beh, ovviamente non mi riferivo a eventuali domande o richieste di chiarimento, magari, oppure tramite la chat forse è meglio, o le teniamo verso la fine, nella speranza appunto di essere chiaro e esaustivo. Dicevo, sì, la prevenzione incendi moderna, soluzioni alternative, curate o meno con la fire safety engineering, ma anche con valutazioni analitiche o di altro genere, diciamo, favoriscono, a fronte di un maggiore impegno progettuale, una riduzione dei costi di adeguamento o di, diciamo, di costruzione. Quindi è evidente che rapportandoci all'importo lavori, alla fine si verrebbe pagati meno per un lavoro, diciamo, più impegnativo. Ecco, per cui doveva essere stravolto il vecchio concetto dell'onorario percentuale. E inoltre è arrivato il codice di prevenzione incendi, che richiede un impegno molto maggiore rispetto a prima, con le regole tecniche prescrittive. Il codice stesso ha lanciato il concetto delle soluzioni alternative, anche queste connesse molto all'impegno e all'esperienza professionale del tecnico, e non hanno mai avuto una giusta collocazione, un giusto riconoscimento a fronte della grande, diciamo, responsabilità connessa, le famose certificazioni e dichiarazioni di prevenzione incendi. Parliamo del CERT-REI, del DICIMP, del DIPROD, del CERT-IP e della dichiarazione di non aggravio di rischio, come anche poi il NOF e altre prestazioni accessorie, che anche per questo meritano un riconoscimento, e con anche due percorsi distinti. Abbiamo voluto, diciamo, separare il fatto che quando un professionista è già incaricato di una sorta di assistenza alla direzione lavori, se non addirittura a una direzione lavori vera e propria, e già, diciamo, segue la vita della costruzione nel suo percorso, e quindi ha molti elementi da poter raccogliere in corso d'opera per poi arrivare a, ad esempio, la redazione di un CERT-REI con grande dovizia di particolari e di certezze. Molto diverso invece essere incaricati a fine opera o rispetto a un'opera costruita da tempo, e dover andare a sviluppare analisi, fare calcoli o indagini distruttive per ricostruire diciamo, le caratteristiche della costruzione, del pacchetto murario o della natura dell'elemento strutturale, sempre con riferimento ad esempio ad un classico CERT-REI. Quindi, a fronte, diciamo, di un percorso di assistenza ai lavori, che già ovviamente viene ristorato di suo, redigere un CERT-REI può avere un certo valore, ne deve avere un riconoscimento molto maggiore se si segue un percorso in cui non si ha avuto la possibilità di vivere lo sviluppo dell'opera, e quindi si devono sviluppare molte indagini successive. Ricordo, ma lo sapete bene, ecco, a quali certificazioni ci riferiamo, che sono quelle più frequenti da legare all'asseverazione in fase di SCIA, cioè il CERT-REI redatto da professionista antincendio nell'attuale modello del 2018, il DIC-PROD, sempre modello 2018 con l'ultimo aggiornamento, redatto possibilmente da tecnico abilitato che ha seguito la direzione lavori, oppure anche da professionista antincendio nel caso in cui non ci sia un tecnico sufficientemente preparato da poterlo redigere, e nel caso in cui questo avesse seguito lo sviluppo dell'opera. Questo per la protezione passiva. Per la protezione attiva abbiamo la classica dichiarazione di conformità, decreto 37-2008, diciamo, in continuità con la vecchia legge 4690, oppure è ancora in vita, e alcuni ritengono che non sia possibile, altri ancora la sottoscrivono, la dichiarazione di rispondenza per compensare a carenze documentali o assenza totale di documentazione in impianti esistenti. Mentre per gli ultimi due modelli PIN, il DKIMP, questo però redatto a cura dell'installatore, e invece il più potente CERT-IMP, che raccomandiamo sempre di, diciamo, di sottoscrivere con una certa
consapevolezza e delicatezza a cura esclusiva del professionista antincendio nei casi in cui ci siano degli aspetti o di carenza documentale o di uscita dal campo d'applicazione decreto 37 o utilizzo di norme internazionali non uni e non norme armonizzate, progettazione con l'approccio prestazionale oppure diciamo carenza o assolutamente assenza di documentazione, quindi dover ricostruire anche tutta una storia di conformità normativa, di progettazione e di prestazione dell'impianto. Ecco, le ho elencate e riprese queste documentazioni, queste certificazioni, proprio perché, diciamo, prima di questa linea guida, un RUP che avesse anche voluto dire quanto vado a quotare a base d'asta un certo INPS o un certo REI non avrebbe avuto alcuno strumento a livello nazionale, per quanto volontario, per poter costruire o dare, diciamo, un valore alla prestazione. Quindi le caratteristiche, non mi stancherò di precisarle, è che questo non è uno strumento cogente, è uno strumento volontario, è una linea guida, non è vincolante, non è citabile in un'offerta come una sorta di tariffa, ma si può dire ho calcolato il mio orario sulla base di questa impostazione della linea guida offerta dal CLI, poi ovviamente espongo a discrezione il mio orario. Ecco, però nel precisare che lo strumento è volontario, nel non voler appunto eludere una riproposizione tariffaria, grazie a leggi da CNI si è anche riusciti a mettere in campo uno strumento che abbia una omogeneità di validità a livello nazionale. Possibilmente di facile utilizzo, e allora vedremo, gli algoritmi sono un po' articolati, ma diciamo, sono semplici da utilizzare e anche il piccolo software può aiutare nel calcolo. E soprattutto la completezza, che è il primo obiettivo, cioè andare a contemplare tutte le prestazioni di ingegneria antincendio che attualmente la nostra disciplina richiede nelle attività della prevenzione incendio. Come devo necessariamente sviluppare tutte queste premesse, altrimenti mi perdo un po' la collocazione di questo strumento di linea guida. Ecco, il tutto per arrivare a un cosiddetto valore di riferimento, a un numerino che andrà poi moltiplicato per un importo in euro e per dare un valore alla prestazione. Però questo valore di riferimento, ecco, non va inteso semplicemente come un numero di ore lavoro da confrontare con degli importi riferibili a una prestazione diciamo di manodopera, ma contempla e compendia anche non solo il tempo dedicato al lavoro, ma soprattutto il carico di responsabilità connesso alla prestazione e anche tutto quello che è il pacchetto dei cosiddetti oneri accessori o delle spese. Ecco, quindi non si deve dire come alcuni colleghi, ma tu mi attribuisci 20, 30 euro, 50 euro all'ora di lavoro. Ecco, non è questo l'obiettivo, è inglobare in forma forse ambiziosa, ma semplificativa, un importo rapportato a un valore di riferimento e non semplicemente a un'ora di lavoro. Ripeto qua il link, ma ve l'ho già mostrato per scaricare l'ultima versione della linea guida. E qui entriamo più nel merito del calcolo. Ecco, vi invito a cogliere più lo spirito e l'impostazione di come viene strutturata questa sorta di tariffa, anche se non si può dire più che guardare i numerini, perché avrete modo poi magari di ripassarvela da soli. Ecco, l'obiettivo è arrivare a un valore caratteristico dell'attività che abbiamo chiamato G con T, che è un po' il riferimento finale per arrivare a un importo. Quindi
qui abbiamo fatto molti test, ma potrebbero ancora esserci squilibri o imprecisioni, di cui ci scusiamo, anzi vi invitiamo, qualora trovaste qualche spostamento, a segnalarcelo, perché ecco, siamo già al secondo aggiornamento, ma ce ne saranno sicuramente altri. Ecco, poi c'è tutto un aspetto nel momento in cui si dice che la progettazione di questa autorimessa vale 300 o 200 valori di riferimento, andare a moltiplicarlo poi per un importo in euro, che è il passaggio finale, si deve scontrare anche con l'aspetto diciamo, eterogeneità di mercato che abbiamo a livello nazionale, sia per aspetti proprio territoriali, mi dicevano i colleghi siciliani che non vedono neanche lontanamente i valori e gli importi che i colleghi magari del Trentino Alto Adige riescono tranquillamente a riscuotere, ma questo non è di fatto un problema di questa linea guida, in questo obiettivo è solo un prendere atto, ecco, ci sono spostamenti territoriali marcati nel riconoscimento degli onorari e soprattutto abbiamo una committenza privata con cui c'è spesso una trattativa e dipende anche dal tipo di rapporto e alla consistenza di altre prestazioni accessorie, c'è una committenza pubblica invece che costruisce un importo a base d'asta sulla quale però in quale importo si vanno a caricare delle riduzioni tariffarie o sconti che sono anche estremamente marcati, anche oltre il 50% purtroppo, e quindi è evidente che da quel punto di vista gli importi devono essere tarati in un'altra forma. Però per entrare brutalmente in dettaglio, ecco, con le riserve che abbiamo detto prima nella slide precedente, per ogni valore di riferimento indichiamo, ripeto, in linea di massima di associarlo a 50 euro appunto a valore di riferimento nei lavori pubblici, dove poi il ribasso d'asta arriva ai valori che sappiamo, e oscillare tra i 20 e i 30 euro per valore di riferimento per le prestazioni verso committenza privata. Parliamo solo di prestazioni che riguardano la prevenzione incendi, quindi anche altre attività come progettazioni esecutive, come rilievi, istituzioni grafiche, VVR o altre cose, ovviamente non entrano in questa linea guida, qui entrano solo prestazioni pure di prevenzione incendi strutturate in base soprattutto alla cosiddetta pratica di prevenzione incendi, cioè l'aspetto autorizzativo all'assistenza lavori, le certificazioni e ai rinnovi. La linea guida è divisa in tre fasce, che abbiamo chiamato fase 1, 2 e 3. La prima si occupa del progetto di prevenzione incendi, quindi la richiesta di valutazione progetto, diciamo, come l'aspetto autorizzativo. La fase 2 riguarda la costruzione dell'onorario per l'assistenza alla direzione lavori e tutto quello che serve per arrivare alla SCIA, quindi tutte le certificazioni e l'asseverazione. La fase 3 riguarda tutti gli adempimenti legati all'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Mi raccomando, parliamo sempre di assistenza alla direzione lavori, perché la direzione lavori tout court, che riguarda tutta l'opera, è ovviamente una prestazione che va riconosciuta in ben altra forma, ecco, perché solitamente i lavori non riguardano solo l'antincendio, ma anche tutta una serie di altri interventi strutturali, impiantistici, architettonici, che ovviamente per legge prevedono che sia nominato un direttore dei lavori. Entrando più nel dettaglio, ripeto, questo poi potrete vederlo sia nel testo vero e proprio di questa linea guida, e sia nel piccolo software, ma quando parliamo di certe attività e certe prestazioni andiamo anche a descriverne in maniera abbastanza esaustiva la descrizione, quindi
Quando parliamo di attività preliminare, si intendono tutto quello che accade dal primo contatto con il committente fino ad arrivare a un quadro, per dire, quadro tecnico-economico di impostazione della strategia, per dire, ok, partiamo con la richiesta valutazione progetto. L'attività di progettazione vera e propria invece consiste, come sapete, ecco, nel percorso progettuale per arrivare all'ottenimento del parere mediante il deposito della richiesta di valutazione progetto, ovviamente in ottemperanza alle modalità di presentazione stabilite dal PR 151 e dal decreto 7 agosto 2012. Ecco, entriamo più adesso nella costruzione di questo impegno professionale. Ecco, abbiamo identificato con queste lettere G, A, D e I. Il G è il parametro caratteristico, quindi l'obiettivo, cioè scusate, il parametro che riguarda il tipo di attività, quindi legato all'attività soggetta di quell'elenco delle 80 attività, allegato 1 di PR 151. Il parametro A riguarda il riferimento a quale norma, regola tecnica, soprattutto noi andiamo a progettare, se progettiamo con una regola tecnica prescrittiva, con il codice o altro. La presenza eventualmente di un'istanza di deroga che accompagna in parallelo la presentazione della richiesta di valutazione progetto e il ricorso a un approccio prestazionale che quindi diventa un upgrade, un approfondimento del progetto ordinario nello sviluppo, in particolare delle soluzioni alternative nel caso di progettazione con il codice. Si va quindi a creare il prodotto iesimo per cui per ciascuna attività soggetta, adesso parliamo di progettazione con la fase 1. E quindi avrò il prodotto di questi parametri rispetto ai quali adesso vedremo, daremo un valore per ciascuna attività soggetta. Alla fine il valore di riferimento dell'impegno professionale per la fase 1, HF1, fase progettuale, sarà dato da un valore 10, che è diciamo, un importo, un fisso d'ingresso, la sommatoria dei prodotti delle attività iesime, H con I, che diciamo, sono distinte per ciascuna attività soggetta, cioè se ho una scuola, un ospedale con un'autorimessa sottostante e un gruppo elettrogeno, avrò la sommatoria di 3 HI, HI 1, 2 e 3. Mi raccomando, come dicevo prima, cercate di cogliere lo spirito dell'impostazione più che fissarvi sui numeri. Questa linea guida è poi arricchita di una tabella delle 80 attività soggette, rispetto alle quali in prima colonna mettiamo il numero dell'attività, in seconda colonna la declaratoria dell'attività, ma in tutte le colonne successive tutta una serie di parametri e di numerini che ci serviranno per andare a nutrire queste formule, questi algoritmi. Quindi è un'operazione di sostituzione, in cui entrano in particolare i fattori dimensionali come la superficie dell'autorimessa o delle aree della nostra attività commerciale, mentre entra la potenzialità nel caso di attività riguardante, per esempio, i generatori di calore. Come si costruisce l'importo G, il valore G con I? Ecco, questa è una formula che è gioco forza un po' articolata perché in funzione dell'incremento della dimensione dell'attività non si è voluto rompere la linearità, la proporzionalità lineare, altrimenti una rimessa di doppia superficie verrebbe pagata il doppio, quando invece dobbiamo, diciamo, partire da una base dignitosa, ma poi non possiamo aumentare linearmente, ma dobbiamo andare diciamo, a chiudere una curva in forma asintotica, più aumenta la dimensione dell'attività a parità di complessità. E quindi entrano in gioco dei parametri che chiamiamo superficie equivalente, che è in funzione della superficie effettiva dell'attività corretta con questi valori che si chiamano limite ed eccedenza. Poi sempre nella tabella vediamo il parametro K, che è un altro fattore di correzione, i parametri X e Y, che come vediamo, vedremo successivamente in un esempio, vanno a sua volta a caratterizzare il tipo, nel caso in particolare, di autorimessa.
Ecco, quindi riprendendo i valori che portano al parametro di riferimento, ecco, il valore G, abbiamo detto, è il valore caratteristico, il parametro A con I, ha tre valori assumibili, uno se stiamo progettando con una regola tecnica prescrittiva, 1,2 se l'attività non è normata, cosa che ormai è molto difficile. Molto più frequente invece adottare A con I uguale 1,5 se l'attività IESIMA rientra nel campo di applicazione del codice. Quindi progettare con il codice paga una volta e mezza rispetto alla progettazione con regola tecnica prescrittiva. Così anche vado a incrementare il 50% l'eventuale affiancamento del mio progetto con un'istanza di deroga, se invece ricorro all'approccio prestazionale con una modellazione con la Fast Engineering abbiamo queste formulette che mi vanno a quantificare l'impegno in base a quanti scenari o quante soluzioni vado a costruire. Il tutto facendo un esempio, adesso così sviluppato analitico, poi lo vediamo con il programmino. Ecco, se avessimo un'autorimessa da 4.500 metri quadri su due piani interrati per ricovero di automobili, l'attività era 75 dell'allegato 1 di Piera 151, ecco, quindi questo 4.500 che è il parametro dimensionale che caratterizza la consistenza ma non la complessità della mia attività, entra in questa formula dove entrano anche questo fattore di correzione 6, questo limite 1000, questa eccedenza 40% che io sono andato a leggere nella tabella che vi ho illustrato prima in corrispondenza della riga attività 75 autorimessa. E quindi ecco, concedetemi il beneficio su tutti i calcoli, ma si vanno a ricavare appunto tutti questi parametri, a fare le somme e i prodotti per arrivare alla fine a un parametro G con I che vale 192, che è un valore di riferimento rispetto al quale caratterizzo la complessità progettuale. Poi introduco i fattori correttivi A, D e I, che sono A, il fatto che sto progettando con l'RTV del codice, l'RTV autorimesse, quindi incremento del 50% il valore, mentre non presento istanze di deroga e non adotto soluzioni alternative, e quindi questo 192 viene incrementato a 288. Ecco. Questo è il valore che, se moltiplicato per un importo di circa 20-30 euro, dà circa 5.000 euro, che potrebbe essere sempre rapportato agli aspetti territoriali, al tipo di cliente o altro, un valore di riferimento per andare a trattare un incarico per la progettazione di un'autorimessa abbastanza grande su due piani e quindi potrebbe avere anche delle complessità impiantistiche particolari. Se invece ho cambiato slide, ma è cambiato solo questo numerino qua, diciamo nel titolo, cioè l'autorimessa ha una dimensione di 2000 metri quadri, quindi meno della metà di quella di prima, andiamo a vedere solo il risultato, ecco, il valore di riferimento va ad attribuirmi 220 punti, quindi riducendo di più della metà la dimensione dell'autorimessa, riduco solo del 24% l'importo dal quale ricaverò il mio onorario. Ecco, questo è indice appunto della proporzionalità non lineare che si è voluto dare, cioè anche diciamo, dimensioni piccole, attività piccole meritano un giusto riconoscimento, mentre il raddoppio, triplicare o decuplicare non è necessariamente, non comporta una proporzionale incremento dell'onorario. Qui poi ci sono vari esempi anche scritti nella linea guida, ma che possiamo seguire così a grandi linee nel dire, ecco, oltre a un'autorimessa di una certa dimensione da cui ricaviamo questo importo, potremmo avere l'autorimessa al servizio di un'attività ospedaliera, che viene caratterizzata sempre da una superficie, suddividendo rispetto alla superficie complessiva le aree dedicate
alla degenza o alla dormienza oppure alle aree di altro genere. Ecco, quindi con questo distinguo si entra nelle formule che abbiamo detto prima e si ricava un ulteriore importo, un ulteriore valore di riferimento. Ecco, anche attività energetiche o di idrocarburi come il gruppo elettrogeno hanno una loro modalità di calcolo, che in questo caso arriva in funzione della potenzialità installata dal gruppo elettrogeno, a questo valore 22,4. Con la somma di questi risultati porta a integrare tutto e quindi, come dicevamo all'inizio, per ciascuna iesima attività si vanno poi diciamo, a maggiorare o meno il parametro G del fatto che si utilizzano regole tecniche prescrittive, si utilizza il codice oppure si utilizzano, si presentano istanze di deroga o soluzioni con alternative con approccio prestazionale. Ecco, quindi so che sono andato di corsa, ma concedetemi, ecco, questo flash in cui poi si va a sommare tutti questi tre importi in grassetto, nella sommatoria finale, aggiungere 10, che è un importo fisso d'ingresso, per arrivare appunto a questo valore finale, come dicevo prima, da moltiplicare per quei valori oscillabili, ma pur sempre, diciamo, che possono essere tarati diciamo, sul vostro territorio e sul tipo di cliente che si affaccia, ma sicuramente, ecco, la stessa attività ospedaliera dotata di questa autorimessa, di questo gruppo elettrogeno in tutta Italia offre un valore di riferimento di 644,8 punti. Ecco, quindi è l'aspetto oggettivo che è il vero, diciamo, passo avanti che fornisce questa linea guida. Scorro ancora per poi mostrarvi qualche esempio anche con il software. Allora, fino adesso abbiamo visto come si sviluppa per la fase 1, cioè per l'attività di progettazione, questa linea guida parametri. Come dicevamo, abbiamo anche la fase 2 e la fase 3. La fase 2 è assistenza alla direzione lavori e certificazioni varie. Anche qui ci sono delle tabelle di riferimento da cui andare ad attingere dei parametri, e in linea di massima, però, la costruzione del valore complessivo di riferimento della fase 2 è ancora strutturata con un 10 fisso più la sommatoria dell'attività G con I. Per le categorie B e C, cioè per tutte le attività che hanno avuto, per tutte, scusate, le attività, sì, le assistenza lavori e certificazioni che hanno avuto a monte una progettazione di supporto. Se invece andiamo direttamente con una scia in categoria A, è evidente che è in questa fase realizzativa che si va anche a richiedere il riconoscimento dell'onorario della progettazione che non è stata sottoposta a un parere preventivo dai vigili del fuoco, ma non per questo significa che non debba esserci. E quindi qui vedete questo 1,8 che riconosce un 80% dell'importo del valore, diciamo, della progettazione in categoria B e C, e lo riconosce anche in categoria A. Anche qui i parametri poi fanno riferimento a un'ulteriore tabella che adesso vedremo e che viene distinta a seconda, come dicevamo, del fatto che ci si venga incaricati direttamente per le sole prestazioni di assistenza lavori, certificazione, asseverazione, SCIA, oppure che si sia seguito anche la progettazione iniziale. Oppure che si sia chiamati a rilasciare esclusivamente le certificazioni e quindi l'asseverazione senza aver seguito lo sviluppo dell'opera. Ecco, capite che è una posizione diversa, è apparentemente meno lavoro, ma con un carico di responsabilità molto maggiore perché non abbiamo visto come è stato costruito quel muro nel momento in cui andiamo a rilasciare il CERT-REI. E quindi anche qui in una tabella che ho un po' semplificato tagliando molti passaggi di descrizione delle prestazioni,
Abbiamo detto che l'assistenza alla direzione lavori, che non è la direzione lavori, ricordo, merita un riconoscimento che è di un valore pari a metà della progettazione, della richiesta valutazione progetto, mentre le singole certificazioni, come ad esempio il CERT-REI, vengono calcolate e stimate con queste formulette in funzione del numero N di elementi strutturali singoli o ripetitivi che dobbiamo andare a certificare. Perché ci sono quattro righe? Perché c'è la possibilità di fare una valutazione analitica di resistenza al fuoco o una valutazione tabellare. E a parità di analitica o tabellare, devo essere maggiormente ristorato se non ho avuto la possibilità di seguire i lavori e quindi non ero già, diciamo, compensato con questo 0,5 GCOI, cioè io vengo pagato per l'assistenza ai lavori, la eseguo e beneficio in fase di certificazione di tutto il bagaglio culturale e comunque sono già stato pagato per l'assistenza alla direzione lavori. Se vengo incaricato solo alla fine, è giusto che analitico o tabellare che sia la valutazione venga, diciamo, compensata in forma maggiorata. E così anche per l'aspetto della sola asseverazione della modello PIN certi INP oppure della SCIA in un aggravio di rischio o della dichiarazione di non aggravio di rischio, anche in questo caso, che nel caso in cui intervenga a valle di una assistenza lavori o direttamente senza che io abbia potuto seguire i lavori. Ecco, quindi ci sono gli elementi per ciascuna prestazione per andare a stimare, diciamo, la consistenza dell'onorario. Entriamo in un esempio, ecco, ad esempio stimiamo la redazione e sottoscrizione di un CERT-REI in valutazione analitica, redatto in questo caso da un professionista che abbia effettuato anche l'assistenza ai lavori, quindi conosca come è stata costruita l'opera e quindi anche gli elementi strutturali che vado a certificare. Certifico quattro elementi strutturali, un pilastro, una trave, un tegolo di copertura e una parete, senza entrare in dettagli di come sono fatti. E questo numero 4 entra nella formulina che dice 4 più 6 volte n sotto radice, n è il numero 4 degli elementi, più 2 volte n, e quindi andando a sviluppare e sostituire viene fuori un valore 24 che sommato al 10 del fisso mi dà 34. Ecco, 34 può essere un valore che se moltiplicato per 20 o 30 euro mi dà un importo che va tra i 6.700 e i 1.000 euro per un CERT-REI analitico di chi non abbia seguito i lavori per certificare quattro elementi strutturali. Lo stesso lavoro, se invece io non ho seguito i lavori e quindi devo andare a verificare, a sondare e a fare delle ricerche documentali o di altra forma per ricostruire come sono fatti questi elementi strutturali, vedete, vengono compensati con una formula diversa, in questo caso più lineare, ma un incremento però di riconoscimento addirittura del 76%, quindi si passa dal prima con 34 a un 60, quindi quasi il doppio perché è molto più difficile, molto più carico di responsabilità andare a rilasciare questa CERT-REI se non si conoscono la genesi e la modalità di sviluppo di costruzione delle strutture, degli elementi strutturali. Da ultimo, un passaggio su come viene formulato l'importo per il ristoro di un rinnovo, attestazione di rinnovo di conformità antincendio, questa volta basato sul numero e tipo di impianti o sistemi di protezione attiva o di prodotti o elementi strutturali per la protezione passiva.
La formula in questo caso è lineare, cioè HF3 da riconoscimento è dato da un valore fisso 8 più questa formula che contiene nRay, nS, tRay, fC, vuol dire il numero nRay è il numero di elementi strutturali che vado a verificare. Sapete che l'asseverazione legata al rinnovo richiede una verifica e quindi una responsabilità da parte del professionista antincendio nel momento in cui alcuni elementi strutturali passibili eventualmente di deperimento, come per esempio le vernici o gli intonaci intumescenti, ecco, devono essere verificati per assicurarne ancora l'integrità e l'efficienza. Come posso avere un certo numero di impianti di estinzione, di controllo estinzione, quindi ad acqua o altro agente estinguente, sia manuali sia automatici, posso avere un certo numero di impianti di rivelazione allarme incendio, e posso avere un certo numero di uno o più sistemi di evacuazione fumo e calore. Ecco, quindi numerando questi impianti e sistemi o elementi strutturali che devo verificare, entro in questa formula e qui si descrive esattamente qual è il tipo di prestazioni che vanno svolte, cioè dal sopralluogo, le visite, i controlli, i collaudi, le prove in campo e la redazione della modulistica. Come esempio per costruire l'importo dell'onorario del nostro rinnovo, vediamo ad esempio se ho in una certa attività ho una struttura che è una struttura, ad esempio, non so, struttura d'acciaio protetta con vernici intumescenti, dovrò andare a verificare l'integrità del protettivo e quindi sicuramente c'è un riconoscimento di questa prestazione. Ho ad esempio due impianti di estinzione e controllo, cioè una rete idranti e un impianto sprinkler, quindi NEST2. Ho un impianto di rivelazione allarme incendio e un sistema di evacuazione fumo e calore. Questi numerini entrano nella formula lineare, in questo modo arrivo a un 53 che è il riconoscimento del pacchetto rinnovo, anche qui moltiplicato per 20 o 30 euro circa, che dovrebbe avvicinarsi abbastanza diciamo, agli onorari che girano in Italia in questo periodo, ecco, sempre con tutte le riserve di cui dicevamo prima, escluse eventuali ricostruzioni documentali, aggiornamenti di guerre o altri aspetti che non sono direttamente attinenti alla sicurezza antincendio. Il secondo e ultimo esempio che riguarda, se nello stesso rinnovo ho elementi di protezione attiva molto più consistenti, cioè tre impianti sprinkler, una rete idranti, due IRAI e due sistemi di evacuazione fumo calore, l'importo aumenta ma non linearmente, anche in questo caso per rispettare il concetto appunto della proporzionalità ma non lineare. E quindi 93 sarebbe il valore di riferimento da moltiplicare per quegli importi che abbiamo detto prima per il riconoscimento economico dell'attività di rinnovo. Quindi, in conclusione, quali sono gli obiettivi spero raggiunti, ma ovviamente che devono entrare nella mentalità non solo nostra, ma anche dei nostri committenti. Ecco, l'aspetto che nell'andare a definire meglio tutte le prestazioni si va anche a capire esattamente quali sono le prestazioni, andiamo molto meglio in fase anche di preventivazione, per stimare tutte le prestazioni che riteniamo siano necessarie, quindi non ci facciamo sfuggire nulla e non abbiamo neanche da risolvere l'imbarazzo a metà dell'incarico, per dire al committente: guarda, mi ero dimenticato di stimare, di quotare certi rei o magari la soluzione alternativa che solo dopo è emersa come necessità. Il fatto che progettare con il codice, lo sapete bene, è molto più impegnativo che sia in termini di, appunto, di lavoro, ma anche di responsabilità rispetto alla progettazione con le vecchie regole tecniche prescrittive.
e soprattutto anche la promozione tra noi e verso i committenti sarà utile. Abbiamo già avuto degli esempi virtuosi di alcuni RUP, alcune ASL che ci hanno chiamato per dire come si fa a usare la vostra linea guida e che l'hanno utilizzata all'interno dei bandi pubblici, andando a strutturare molto bene tutte le prestazioni possibili. Ecco, e questo dà ovviamente soddisfazione, sarà un lavoro molto lungo, ma ecco, solo se tutti collaboreremo verso in questa direzione andremo a dare un riconoscimento a questo atto volontario che non dico diventerà cogente, ma sicuramente nel momento in cui viene riconosciuto dagli enti pubblici abbiamo decisamente raggiunto l'obiettivo. Ecco, con questo però non ho finito, se mi date ancora un paio di minuti, perché nel link che vi ho detto prima, che vi ho dato prima, potete scaricare una cartella che mi raccomando con quattro file all'interno, copiate direttamente la cartella intera nel vostro disco e cliccando l'eseguibile vi si apre questa finestrella, dove qui potete in alto a sinistra andare a selezionare se siete in fase di progettazione, assistenza lavori o rinnovo. Nella tendina qua al centro selezionate il tipo di attività soggetta, vedete sono 80, quindi ad esempio andiamo a selezionare, no, una centrale termica, ma un'autorimessa, ecco attività 75. Cliccate su superficie e mettete sulla destra la superficie della vostra autorimessa, 1000 metri quadri. Inserite l'eventuale numero di piani interrati, in questo caso mettiamo due. Stiamo un'autorimessa per automobili. Stiamo facendo un'attività in categoria B o C, beh, qua mettiamo allora 3000, così è più concreto il discorso. Un'attività in categoria B, stiamo seguendo una progettazione. Ecco, mi si aprono altre finestre in cui vado a selezionare in maniera molto guidata e semplice. L'attività la svolgo, la progettazione con adesso di fatto un obbligo perché per l'autorimessa non c'è più la vecchia regola tecnica, quindi vado a selezionare la progettazione con il codice. Posso o meno inserire il fatto che vado ad accompagnare con istanze di deroga, con soluzioni alternative in FSE o meno, qui la tolgo per esempio. Ecco, quindi una progettazione pulita di un'autorimessa da 3000 metri quadri con due piani interrati mi va a dare un 244 valori di riferimento come importo da moltiplicare come numero, scusate, da moltiplicare per gli importi di cui dicevamo. Se poi per la stessa autorimessa, sono qua in basso a sinistra, andiamo anche a eseguire attività di assistenza lavori e certificazione SCIA, io per esempio vado, adesso qua scusate che c'erano dei flag, ecco, se vado a eseguire l'assistenza lavori perché ho questo incarico e ho anche l'asseverazione per la SCIA, devo fare anche un CERT REI tabellare con quattro elementi costruttivi diversi, tolgo il flag sulla dichiarazione di un aggravio di rischio e vado a sommare altri 215 come importo, come valore di riferimento, oltre ai 244 calcolato prima. C'è un tasto in basso a sinistra, esporta in Word, grazie al quale possiamo scaricare in doc, in Word, un file precompilato dove spiega all'inizio che cos'è questa linea guida e soprattutto va a descrivere l'attività che abbiamo stimato e va a sviluppare il calcolo per arrivare alla fine evidenziando tutti i parametri che abbiamo utilizzato, a questo valore di importo che io poi vado a moltiplicare per l'importo in euro che sarà discrezionalmente sceglierò. Ecco, poi ovviamente vado a personalizzare tutto questo file, inserirlo nella mia offerta. Mi raccomando, non spacciatela per tariffa cogente perché non lo è, ma è pur sempre
una modalità ben strutturata e oggettiva per andare a dire al committente: guarda che il mio onorario vale questo, poi casomai la mia prestazione vale questo, poi da qui all'onorario giochiamo su quel cosiddetto importo da moltiplicare. Ecco, questo è un po' il quadro che ci tenevo a illustrarvi. Sto guardando nelle chat se c'è qualcosa a cui. Allora, qui c'era un collega che chiedeva ancora rispetto alle premesse, no, il 1º settembre, allora i decreti, il 1º settembre 2022, ho visto il correttivo, ok, già a posto. Qui mi dice un collega, è possibile formulare domande in chat o può alzare la mano. Adesso vediamo un attimo, chiedo anche al collega Nea Cassella se è opportuno o lasciare il microfono a qualcuno o far scrivere in chat. Cosa dici, Guido? Sì, allora se qualcuno vuole formulare domande, ovviamente ci fa piacere. Noi intanto, l'invieremo probabilmente anche per mail, ma intanto, visto che un collega aveva chiesto le slide, io ho già inviato in chat le slide, quindi le potete scaricare se volete. Sì, questa presentazione è scaricabile o da domani o già adesso, insomma, nel sito della FOIV, ma se poi la Cassella vuole viene mandata anche direttamente. Sì, la mettiamo sul sito della FOIP, quindi se voi entrate, se qualcuno se lo vuole scaricare subito, sono disponibili. Mettiamo sul sito della FOIP indipendentemente per chi ha partecipato, ma anche per lasciarla come momento dell'incontro. Se Vedevo che un qualcuno vuole collega formulare. chiedeva, scusa Guido, chiedeva il CER3 sperimentale assimilabile a tabellare. Sì, in questo caso sì, lo ritengo, diciamo, come mole di lavoro, di responsabilità, vedere il CER3 tabellare e sperimentale di, diciamo, una categoria più semplice rispetto a quello analitico, che sicuramente comporta un maggiore impegno professionale. Grazie Michele per aver rotto il ghiaccio. Ti vediamo anche in video. Ti saluto. C'è qualcun altro che vuole fare domande? Allora, per motivi di brevità, allora. Se non ci sono altre domande, facciamo i saluti di ringraziamento. Ringraziamo Marco Di Felice, ringraziamo tutti voi. Se accendete solo un attimo la telecamera, così salutate Marco che brillantemente ha sintetizzato non soltanto l'obiettivo di oggi, ma anche alcune novità. Probabilmente a molti sono già note, però è utile per chi non ha seguito tutti gli aggiornamenti sapere anche cosa c'è di nuovo. C'è sempre qualcosa di nuovo. E Marco puntualmente ci tiene aggiornati. Quindi lo ringraziamo non soltanto del prezioso lavoro che sta facendo nel CNI e sta facendo in federazione, ma anche proprio questi momenti aggiuntivi che in qualche modo aiutano a muoversi in un campo molto complesso. Non è la prevenzione incendi, è proprio tutto quello che c'è attorno. Quindi grazie Marco, grazie a tutti voi. Grazie Grazie a voi Michele. e niente, buon lavoro. Vedo tanti amici e colleghi, quindi spero, insomma, di avervi dato un piccolo aiutino nella difficoltà del lavoro, insomma, quotidiano. E ovviamente, ecco, l'auspicio è che questi momenti possano essere ripetuti, ma ci teniamo anche a un feedback e o a eventuali suggerimenti di temi che ritenete di poter trattare, ovviamente in momenti di dimensione così ridotta, così flash, ecco, senza crediti, ma molto, molto liberi e volontari. Ok, buon lavoro a tutti e buona serata.